Signore e signori, buonasera. I canti che andremo a eseguire hanno come comune denominatore il tema della rivolta per la libertà, declinato in modi diversi. Rivolta contro le guerre di religione, contro le angherie e i soprusi subiti dai sottoposti negli eserciti, contro lo straniero oppressore. Essi trovano la loro collocazione in momenti storici lontani fra loro. Dapprima le crociate, guerre combattute tra l'11° e il 13° secolo, fra gli eserciti dei regni cristiani, europei e gli eserciti musulmani. Poi l'Ancien Régime, periodo antecedente alla Rivoluzione francese. E infine la Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Diamo ora inizio alla nostra esibizione con la canzone Le Chevalier Lorrain. Essa narra la presa di coscienza di un uomo che comprende di non poter continuare a uccidere in nome della fede. I suoi stati d'animo raccontano il suo percorso interiore. Dapprima uomo sicuro di sé, fiero e ambizioso, poi uomo attanagliato dal dubbio sulla fondatezza della sua missione e infine nobile nella scelta di non uccidere in nome di Dio. Lorrain sceglie la morte inflitta dal nemico come segno di rivolta e di libertà di pensiero. A voi, Le Chevalier Lorrain, buon ascolto. Per la giuria, il brano verrà eseguito in fa minore. Adattamento in italiano della canzone anonima Le Soldat Mécontent fa parte delle chansons historiques de France. Ne esistono numerose varianti e relative interpretazioni.
Essa sembra risalire al XVIII secolo, poiché nel testo originale si fa riferimento ai bastoni d'ordinanza, le canne, il cui uso è stato abolito prima della Rivoluzione francese. Durante l'Ancien Régime, le caserme erano percepite dai soldati come prigioni in cui il regime alimentare era scadente, le malattie onnipresenti e la disciplina molto dura. I capitani reclutavano volontari, ma anche persone senza mezzi, talvolta costretti dalle autorità ad arruolarsi. Pertanto, si rendeva necessaria una costante sorveglianza per evitare la diserzione e per mantenere l'osservanza della disciplina. Questo è il contesto in cui si può inserire la storia del soldato scontento, che arriva a uccidere il proprio capitano per vendicarsi delle angherie e delle costrizioni subite. Ad avvalorare la tesi del canto di rivolta vi è una strofa non presente in tutte le versioni, che così recita: «Pour être au service des Français, il faut être jeune et bien fait. Il faut savoir le maniement des armes, de peur que les sergents ne fassent donner sa canne». Per essere al servizio dei francesi necessita essere giovani e ben fatti, necessita conoscere l'uso delle armi per scampare ai colpi del sergente. A voi il soldato scontento. Sotto l'occupazione nazista, Le Chant du Partisan. Esso è stato scritto nel 1943. Le parole sono di Joseph Kessel e Maurice Druon. La musica di Anna Marley. Anna Marley, musicista e compositrice russa rifugiata a Londra, compone nel 1941 una canzone con musica e parole originali in russo,
partendo dalla melodia di un canto del periodo dei sollevamenti bolscevichi. In seguito, Joseph Kessel e Maurice Druon, autori francesi espatriati a Londra, ne riscrivono le parole nel mese di maggio del 1943. L'inizio rimanda inoltre un canto rivoluzionario contadino del 1793, Le Chouans. Si tratta dunque di un canto di lotta e di rivolta, di un appello alla resistenza e alla libertà, ma anche nella fraternità e alla speranza, malgrado la forza presenza della morte. Esso diventa il jingle delle trasmissioni Honneur et Patrie del General de Gaulle dalla BBC. L'autore Maurice Druon afferma che l'inno è stato cantato nelle prigioni, dai passeurs per avvisare i clandestini che la via era libera e dai condannati a morte di fronte ai plotoni di esecuzione. Egli ha sempre sostenuto che questo canto appartenesse a coloro che l'avevano cantato e non più ai suoi autori. Con il brano Les Chants du Partisan, le chanteuse e le chanteurs di Rurbal vi salutano e vi auguro una buona serata. Un saluto speciale va al nostro presidente Gianni, che con questa sera, a causa di un imprevisto, non è qui con noi. Ouvrier et paysan, oh, et partisan, ouvrier et paysan.